si sbusta! Ciao tubers, ciao Kiki! Ciao boss, ciao tubers! Benvenuti al nuovo video di Sboosting di questa serie speciale che si chiama Pendulum Evolution, inglesicamente parlando, evoluzione pendulum, italianicamente parlando. Tubers, quale apriamo per primo? Facciamo due video, chiaramente, uno italico e uno inglesico. Sento i tubers che dicono appunto primo inglese, Kiki, senti anche tu? Sì, sì, bene, partiamo dall'inglesico e si sbusta! Vi piace questa nuova postazione di Sboosting? Abbiamo cambiato, abbiamo messo Kiki dall'altra parte del banco e Boss dalla parte vostra. Quando entrate qua in negozio siete da questa parte. Abbiamo cambiato in questa, la nostra nuova location, via Belvedere 23 Arcore. E vi ricordo anche il nostro sito www.lppcollecting.it. Partiamo! È bellissimo sto posto, un mondo. Spettacolo, eh? Sì. E attenzione, vediamoci questa serie speciale che arriva verso la conclusione dell'era Pendulum, poi arriveranno i mostri Link. E questa busta è composta da 5 carte: Super Rara, Dragon's Mirror, Specchio del Drago, Super Ray, Saturn Knight, Zafferano Leprotto e Metamorfosi. Ah, Zafferano Leprotto. Zefraction e Zafferano Leprotto. La traduzione letterale è quella. Molto bene. Metamorfosi, Soricalcolo, Super Rara e 2 Ultra Rare. Attenzione, signori, 2 Ultra Rare. Abbiamo Harmonizing Magician and Astrograph Sorcerer. Mi fai morire. È detto giusto, la pronuncia è giusta, no? Ma no, c'è però una difficoltà in più per boss, che io c'è una carta al contrario, già faccio fatica a leggere normalmente. Attenzione! Il Kepo, il monolito, niente male! The Fraxy, Treasures of the Yang Zing, interessante, Performance Fall, Skullcrobat Joker, carina. Harmonizing Magician e Double Iris Magician. Quindi tubers, un sacco di artisti amici, un sacco di carte pendulum e ci vedremo i mazzi della settimana che il nostro buon Mini, che in questo momento è l'europeo perché stiamo registrando sabato, il giorno di oggi sabato 24 luglio, no, 24 non giugno. Non ne ho idea del numero. Sabato 24 giugno, 24, no? Giusto? 24, sì, 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 sì. Mi fido. Attenzione, vi ricordatevi anche la città dei duelli che è domenica 16 luglio. Giusto? Dalla regia ho corretto? Ho detto le cose giuste? Sentiamo? No, non mi rispondo, non mi cagano neanche, fa niente. Attenzione! Continuiamo con lo Sboosting e abbiamo anche qua due carte ultra rare. Confermano. Time Pendulum Magraph and White Wing Magician. Sono carte nuove e carte non nuove, ristampe e non ristampe. Giusto Massi? Giusto. Io chiedo suggerimenti alla regia perché non mi sono preparato. Ai 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 boss, però quello che vedo è carte ristampate che mi sembrano quelle super rare e carte nuove che sono le ultra rare, tra cui Chronograph Sorcerer e Double Iris Magician. Yes, 3 super e 2 ultra per ogni bustina, niente male, niente male. Non so ancora se c'è una carta top rispetto alle altre, poi lo scopriremo nella presentazione con il nostro Mini. Foucault's Cannon, Oracle of Zephra e Rescue Hamster, super rara. Le ultra rare, un bel Time Pendulum Gram e Chronograph Sorcerer. Ma quindi il nuovo archetipo è il Chronograph? Esattamente, secondo me, brava Kiki, anche la nostra Kiki sta cominciando a masticare di Yugi. Attenzione, non abbiamo fatto la sfida perché, diciamo, questa non è un box da sfida, ma torneranno le sfide. Tiny Magician, Odice, Meteor Bust Dragon, che è molto carina, e lo Specchio del Drago che uscì nella prima sua versione, versione comune, in Cybernetic Revolution, rivoluzione cibernetica parecchi anni or sono. Purple Poison Magician, interessante questa carta, non so l'effetto ma mi piace artwork che nome, e Black Fang Magician, ultra rare. Yes, continuiamo. Ale, Zefraxi and Hypno Sister. Hypno Sister, stracarina. Carina, Metamorphosis, Adamante, c'è un nome volante. Ancora un Time Pendulum Graph, mi ha trovato 200. Esatto. E un altro Chronograph Sorcerer. Yes. Continuiamo. Pendulum Evolution. Sigla è Pevo. Dragon Magician, Master Pendulum, The Dragon Slayer, Zephranion, Secret of the Yang Zing, Purple Poison Magician e Astrograph Sorcerer. Cioè, graph in generale, chronograph, astrograph. Sì, devono essere. Pendulum graph. Cioè, lo vediamo italico come l'hanno tradotto, esatto. Ma sono quelli i nuovi archetipi. Pendulum Storm, Odice, Pendulum Dragon, grandissima carta. Pendulum Call, il White Wing Magician, molto bello. E Star Pendulum Graph. Pendulum Steffi Graph. È una nuova, una tennista di
quando il boss era più piccolo, molto 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 più giovane. C'era ancora Dante. C'era ancora Dante. Era appena nato Garibaldi. Little Beast, Timer, Zephyr, Wendy, Summoner's Art, oh, spettacolo, super rara, e Metal Forces Counter, poi Harmonizing Magician e un bel Exceed, un Time Star Magician, molto molto carino, il primo che troviamo. Sì. Yes, continuiamo, 24 bustine, come sempre nei box di Yu-Gi-Oh! Abbiamo 24 buste, e Guiding Ariadne, Dawnstar Magician, il paladino dell'illuminazione, l'Enlightenment Paladin, Star Pendulumcraft e Double Iris Magician. Double Iris Magician, che è famoso per la canzone del signor Biagio Antonacci. Double Iris tra le tue poesie. Comunque andiamo avanti, che è meglio. Chi si vuole buttarsi la testa contro il muro? Time Star Magician e Astrograph Sorcerer, eccolo qua. Diciamo che secondo me la rarità delle il rate delle carte, come si dice in gergo, è più o meno lo stesso per tutte. Poi però magari ne trovi più facilmente prima di alcune e meno facilmente di altre, capito, no? Ofra Dragon o Dice Absolute Dragon, carino, e Kill for Monolith, Harmonizing Magician e Astrogar Sorcerer. Yes! Continuiamo con Pendulum Call, Pendulum Storm e Magical Abductor. Poi White Wing Magician. Stai fermo con quelle carte! E Taipei! Pendulum Graph. Sto facendo impazzire Kiki. Bene. Se vi piacciono i mostri Pendulum, questa serie speciale fa assolutamente per voi. Dragon Feet Magician, Odd Eyes, Vortex Dragon, Metal Fuses Counter, Purple Poison e White Wing. Assolutamente, questa è una serie super Pendulum, spettacolare. Non l'hanno mai fatta però per i mostri Xyz o mostri Synchro, peccato, potrebbero pensarci. Cosa ne pensate, Tumas, di questa mia idea? È un bel Noble Dragon Magician con un altro Time Star Magician e un altro Time Pendulum Graft. Yes! Crit Craft. Attenzione! Usa della Nike, The Faction, Amazing Pendulum, Master Pendulum, Astrogar Sorcery e Black Fang Magician. Attenzione, il telefono! Sta spiando il telefono. Ormai diventerà mitico il commento di un Tubers. Avvisiamolo, perché magari. Il signor Tubers che va al telefono, non sta suonando il suo telefono, ma è il nostro. Attenzione, c'è Star Pendulum Graft e Time Pendulum Graft. Bene. Il signor Mini in questo momento si sta dilettando all'europeo. Però non so che quando tornerà dovrà fare un sacco di mazzi. Kill Pro Scout, Metal Fosis davanti, Lector Pendulum, The Dragon Velor e Purple Poison e Black Fang Magician. Vorrei far notare che la ultra rarità di queste carte è quella classica, cioè scritta d'oro e artwork foil, però foil normale. L'ultra special che ci è stata regalata con Dusa, con Duelist Saga, è rimasta lì, non sembra che Konami la voglia tenere solo ed esclusivamente per Duelist Saga. Metal Forces Counter, Ritual Beast, Tamer, Zephramplik, quella, Pendulum Shift, Time Star Magician e Time Pendulum Graft. Poi le ultra rare sono un po' monotone, devo dirvelo, perché sembrano sono sempre quelle, però vabbè. Un'espansioncina speciale, veloce, mordi e fuggi, e quindi ci sta, c'è anche uno Dice Fusion, mi sembra che non l'abbiamo ancora trovata. No. Double Iris Magician e White Wing Magician, sembra quasi che le super siano un po' più rare da trovare rispetto alle ultra. Ci potrebbe stare, bisognerà fare un conto dei rate di quante super ci sono della serie e quante ultra, magari alla fine del video lo facciamo mettere dal nostro Gunny. Hypno Sister e Enlightened Paladin, Riddle Beast, Tamer, Zephyr Wendy, Time Star Magician e Chronograph Sorcerer. Yes, questa di qua. Due bustine ancora. Two boost again. Attenzione, lasciando il campanello ci deve essere qualcuno chiuso in doccia. Stargazer Magician o Dice Fusion, Time Star Magician e Black Fang Magician. Voilà. Siamo alla fine con l'ultima bustina di questa espansioncina speciale dedicata assolutamente ai mostri Pendulum. Guardiamoci l'ultima busta con un fantastico Odice Pendulum Dragon, bellissimo. Un bel Rare Metal Fusion Bismugir. Poi Time Star Magician e Star Pendulum Graft. Molto molto bene, molto molto boosting. Mi piace la tipo da Pendulum Graft. Pendulum Graft, è molto divertente. Crit Craft, davvero. Pendulum Craft. Dunque, ci siamo aperti, sbustati e gustati la versione inglese di Pevo Pendulum Evolution.
tra poco andremo a vederci la versione italica, per chi sta vedendo il video già italico, ci siamo sbustiti prima quella inglesica. E che dire, dal boss allo sbusting, da chi è la regia e tutto, ci vediamo alla prossima, goodbye, ciao.